Dio santo, si sbuffi. Ciao a tutti ragazzi, sono tutti di questo video di oggi. Siamo entrati su tutti la gente, anche che noi ragazzi sono iniziate delle vacanze estive. Che bello, finalmente possiamo ritornare a posso tornare a registrare episodi di tutta la gente. Ma soprattutto vi usciranno finalmente i video almeno due volte al giorno. Sì ragazzi, chiedo scusa, infatti se la settimana scorsa avevo già detto qualcuno di voi che sarei tornata a registrare, solamente che sono usciti solamente solo due miseri episodi di un Todd Legend. Usciranno altri episodi di un Todd Legend, per appunto sono questi qui. Ma ragazzi, dopo che aver registrato questo questi prossimi due dungeon di un Todd Legend, passeremo alla registrazione anche delle altre serie, perché ricordo che voglio caricare un po' che episodi di fila più o meno nello stesso numero per tutte le serie. Quindi punto 3 già arrivo a caricare tipo 8, poi passo a caricare di fila tipo 8 di Monster Hunter e così dicendo. Allora ragazzi, se mi sentite, se a un certo punto vi sentite che non riesco a parlare, poi ho preso le vitamine che mi danno la carica, quindi se parto è come se avessi preso il caffè in pratica. L'ultima volta ragazzi, per chi non avesse visto lo scorso episodio, avevamo distrutto il primo luogo dello spasimo, la cattedrale d'argento. Sì, luogo dello spasimo, sì, sì. Abbiamo distrutto il primo luogo dello spasimo, il santuario della cattedrale d'argento. Abbiamo sconfitto l'abominio, che letteralmente si chiama così, che c'era al suo interno, che aveva causato l'impurità di tutta l'acqua della cattedrale. E adesso ci stiamo dirigendo attraverso il caliere del vapore alla cosiddetta fornace, che si trova nei sotterranei della città di Gale, che avevamo sempre attraversato, di cui avevamo sempre attraversato un distretto nello scorso episodio. La fornace è ovviamente il secondo luogo dello spasimo che ci toccherà distruggere. E vi avverto già che è peggio, è messa peggio, cioè è peggio della cattedrale d'argento. Cioè gli orrori di cui ci avevamo pronunciato nelle cutscene sono veramente peggio di quelli della cattedrale d'argento. A me ha sempre dato molta più ansia il dungeon della fornace che intanto ho fatto cadere uno zombie nella lava qui sotto. Infatti stavo dicendo, a me da piccola ha sempre fatto più, mi ha sempre dato più ansia le gallerie del vapore e la fornace che non la cattedrale d'argento, ma però anche le fogne non scherzavano. Comunque, a parte queste ansie infantili, le gallerie del vapore, non so se avete notato, sono pieni di zombie bruciati, che sono bruttissimi, a parte il fatto che io odio i zombie sto gioco a prescindere, perché proprio li odio, li metto l'ansia loro a prescindere. Allora, qui facciamo fuori altra gente, mi sa che alziamo un po' il volume, qui facciamo sentire le mazzate, no, ok, troppo alto, teniamo così. Allora, dobbiamo chiudere tre valvole, di cui due, una l'abbiamo chiusa, e le altre due sono nel percorso a destra, o almeno ho visto dalla mappa, e nel percorso a destra. Non abbiamo preso il percorso di sinistra, no, è tutto il contrario, è il percorso di sinistra, l'altro, sono nel percorso di sinistra, noi abbiamo preso il percorso di destra, e vedete le altre due robe sono nel percorso di sinistra, se vediamo la mappa partendo dall'alto. Ad ogni modo, vediamo, qui abbiamo queste nuove cose: cappotto tempestoso, mente potere magico. Ma sì, dai, mettiamo questo. Cambia qualcosa? No, ok, perché io guardo sempre se Zara magari non risulta tipo quasi scostumata. Allora, aumento il massimo? No, lo togliamo anche perché devo tenere il granitico, ricordo tutti quanti sempre con il video di Terra di Dark Kingdom. Un'armatura granitica impedisce ai nemici di buttarci giù, quindi in altre poche parole di farci cadere, quindi bisogna sempre tenerne almeno una addosso. Ok, questo negromante infuocato non mi piace, posto. Pam! Ok.
Là c'è un altro negromante, ti ammazzo perché mi... Ecco. Ok. Qui c'è un calderone o una cosa con la torcia, come la chiami. Ecco, dovrò trovare un nome per questo coso, ragazzi. O torcia o calderone. Torcia, dai, sì. O torcia o coso con le fiamme. Sì, qua si fanno ammazzare dalle trappole ambientali delle gallerie. Sì, vabbè, trappole ambientali, comunque cose dannose e pericolose che si trovano sparse per il dungeon. Cioè, in questo caso sono tubi di vapore. Ok. Ok. Ok, basta, olè. Ma io c'ho ancora la matura che mi cristallizza i nemici? Ah sì, ecco, vedi. Qua posso un'altra pettorina corazzata. Qui adesso cambiamo ogni 3 secondi le cose. Questo elemento di corazza annerito offre una grande difesa e molta forza. Va bene, sì, la mettiamo. Che fico! Questo lo leviamo perché ci è passato tutto e a sto punto il potere magico, ma no, fa bene. Anche perché non lo uso tanto. Ah, avevo fatto l'ascia, non avevo fatto disincanta, ok, no, perché per chi non lo sapesse, quando il premio quando è alto disincantiamo, in poche parole trasformiamo l'armatura che non vogliamo più in essenza da spendere al tempio, quello che ci fa salvare, e prendere altre armature. Ma che ci penso, dovevo fare qualche acquisto, va bene che sono solo in croce le armature che ci danno, ma almeno guardiamo. Se invece premiamo il triangolo lascia, qui ho preso una cassa così a caso. Se invece lo premiamo il triangolo le lasciamo per l'appunto a terra e quindi ci compare che possiamo riraccoglierle. Ad ogni modo, io non so se vi sentite, comunque c'è un casino assurdo se questo gioco, questo gameplay. Ok. Madonna, che fortuna che l'ho fatto fuori al primo colpo. Oh vai così! Ah, ma sono di livello, sono di livello 26. Mina oscura, che è una mina che esplode quando i nemici si avvicinano. Adesso l'assegniamo a qualcosa. La mettiamo a posto di incubi, perché più o meno l'effetto di incubi, di tentacoli velenosi, quelli su triangolo, fanno più o meno lo stesso effetto, quindi cambiamo un po'. Tentacoli velenosi tra l'altro fanno più danno di incubi, si fanno la stessa cosa, cioè questo li incanta i nemici, però i tentacoli tossici, ecco, i tentacoli tossici fanno più danno, quindi mettiamo la mina oscura a posto di incubi. Completiamo l'essenza. Ok, un'altra valvola chiusa. I rumori ambientali di questi dungeon dove si parla di cose di vapore mi hanno sempre fatto mio Dio, cioè, mi fanno paura, giuro, c'ho veramente paura. Ok, tutte le volte controllo se... Cioè, io vedo la tablet che non si vede la roba, in verità si vede, però sono solamente io che... Madonna. Ok, sì, magari i nemici non ci possono abbattere, però se mi colpisci poi mentre volo, sì. Sì, quelli ci possono far male. Ok. Insomma, tutti i dungeon con trappole ambientali di questo genere che ti possono far male mi fanno paura, mi piace, proprio un'ansia naturale. Le trappole in giro mi fanno paura. Infatti prima fase sì, quando prendo una trappola che magari penso di non prendere mi prendo un infarto. Ma quelli sono altri discorsi. Qui ammazzo tutta la gente che trovo, sto tornando indietro, però volevo farla fuori perché volevo far fuori sta gente. Olè! Le! Adoro i tempesta granitici. Abbiamo due cose granitiche qui praticamente. Questo lo togliamo.
14 perché tanto c'ho già gli stivali galattici. Ok, si torna indietro, cioè avanti. Te pareva, è tornata la batteria quasi scarica del controller numero 1. E da quanto tempo che non vedevamo la batteria scarica del controller? Questo perché ho usato la PlayStation in altri questi giorni e quindi è capitato altre volte questi giorni che... Perfetto. Che succede? Oh, là. Stavo dicendo, è capitato tre volte in questi giorni che si scaricasse il controller e quindi giustamente voi in questi giorni non avete visto la batteria scarica perché tutte le volte quando iniziavo a giocare avevo già messo in carica tipo il giorno prima quello vecchio e quindi questi giorni abbiamo sempre utilizzato il joystick stracarico perché ecco è così sì. Insomma avete capito il procedimento. Non riesco mai a spiegarmi se... Sono tipo il battito cardiaco che è... Che è? Cioè, praticamente stavo dicendo, in questi giorni mi è capitato altre volte di mettere il carico joystick perché diceva che era scarico. Quindi è per questo che durante i minuti di terra succede che non c'è più capitato di vedere la batteria con scarica e controllo. Perché l'avevo già messo in carica gli altri giorni. Anzi, perché era il joystick che al momento era quello più carico, che per l'appunto il gioco prima avevo appena staccato e quindi risultava carico al 100%. Allora, mio Dio. Qui arrivano sempre zombie, proprio saltano fuori come... Saltano fuori ma come fossero delle mosche sulla spazzatura, non mi vengono altre similitudini. Cioè saltano fuori come vermi, ecco, come vermi. I vermi saltano fuori dal terreno umido e questi saltano fuori come vermi. Proviamo la mina esplosiva un attimo. E là! Pam! Pam! E volate via! E pam! Bellissimo vedere i nemici volare così. E ammazzarli con questo trafiggere. Sì, ma qui dovete aspettare di saltare fuori, ragazzi. Li faccio fuori perché altrimenti mi seguono sempre mi seguono. Ed è ansiolitico avere della gente che ti segue. Un altro negromante. Ah, ecco chi fa saltare fuori i zombie. È vero, i negromanti. Solamente che adesso sono negromanti del fuoco, non so se lo vedete, sono colorati di rosso, sì che lo vedete sicuramente. Rispetto ai negromanti normali che vengono dai primi livelli, che sono colorati di viola, questi qui viola scuro, questi qui sono colorati di rosso perché usano i poteri del fuoco. Dio santo. Ecco, in verità non salta fuori a caso questi zombie, salta fuori dai corpi per appunto morti, si rianimano. Sono corpi morti per terra, però ci avviciniamo, si rianimano, si alzano. Ok, possiamo, prendiamo un po', vediamo di prendere qualcosa che ci può... questa parte qui non l'avevo vista dei globi. Questi qui invece ci ripristinano la salute, vabbè, questi ne hanno andato, vabbè. Allora, vediamo di prendere qualcosa. Cotto dei risulti. Questo qua ha aumentato potere attacco, quattro difesa fisica. Cotto dei richiamo. Questo qua ha aumentato potere magico, quattro difesa magica. Direi di mettere qualcosa di magico perché di magico non abbiamo... Aspettami. Direi di mettere qualcosa di magico così abbiamo qualcosa. Mantenere di chiamo. Questa corazza aumenta il tuo potere magico, quattro difesa magica. Questa corazza aumenta il tuo potere attacco, quattro difesa fisica. Ok, guardiamo i globi. Globo di Ionice infligge danni di attacco e ti dà la possibilità di richiamare delle materie che colpiscono i nemici. Fighissimo. Vediamo. Globo fuoco causa danni da fuoco e ti dà la possibilità di dare fuoco al nemico. Glaciale. Chiama sangue di recuperare sotto l'altro combattimento. Lo prendiamo. Da causa danni da luce ti dà la possibilità di colpire la catena i nemici dell'altra zona allontanata. Utile.
Ti dà la possibilità di recuperare il mana durante il combattimento, questo ce l'abbiamo già. Dopo combattimento ti dà la stradale a veleno, ti dà la possibilità di realizzare noi prendiamo. Ti dà la possibilità di non. Cos'è Globo Umbroso? Ti dà la possibilità di evocare un demone d'ombra che combatta con te. Ma che figata è? Aumenta enormemente il tuo potere magico di Aspro Granato. Diminuisce enormemente il potere di parte dei nemici che colpisci. Bello! Questo mostro nemico ce l'ho già. Aumenta il tuo potere d'attacco, ce l'ho già. E tra 4 di mana, queste qui viola mi sa che sono potentissime, altro che quelle gialle. Scusatemi, sto zitta, mi sono stancata di leggere. Tacchi per ferire un nemico che sta parlando, aggiungi sta che sta parlando. Aggiungi danni esteri, tacchi per ferire un nemico che sta parlando. Aumenta la salute massima, che figo! Eliotropia, bello. Questo qui ce l'ho già, che va dalla repulsione. Questo qui lo prendiamo, prendiamo un po' di tutto, poi dopo vedremo. Già da pura so io, no, no, scherza, la pietra. Ti dà la possibilità di eseguire un colpo critico che causa danni doppi. La giada non delude mai. Sì, per chi non è acculturato, la giada è una pietra colorata di verde. Allora, cosa aveva questa qui che ho adesso? Oh, questa qui c'è il potere magico, quindi questa qui va benissimo. Ha cambiato aspetto. Allora, vediamo le cose. Allora, qui abbiamo la possibilità di coprire tutti i nemici torti. Questo qui ti toglie, uccide immediatamente i nemici corrotti. Allora, se per costare ho incontrato più zombie che nemici corrotti, quindi io li possiamo togliere momentaneamente. Poi la fornace lo rimettiamo. Allora, aumenti il tuo potere d'attacco, devo decidere se... Allora... Diminuisce normalmente i poteri di parte dei nemici che colpisce. Aumenta la salute massima. Questo qua lo terremo, lo teniamo per i prossimi dungeon dove i nemici appariranno praticamente sempre. Aumenta la salute massima, aumenta la velocità d'attacco, giada pura. Cos'è che faceva la giada? Voglio vedere se lo metto. Che figo le lame! Vediamo il topazio. Bello. Questo qui lo cambiamo, mettiamo qualcun altro. Vediamo se devo creare un nome d'uomo che combatta con te. Globo corrotto, che sa danno a veleno. Chiama sangue. Questi qui dall'onice, dal chiama sangue in poi. Globo chiama sangue. Allora, dobbiamo scegliere quale globo mettere adesso. Globo ombroso, globo corrotto, chiama sangue. Voglio vedere la spada di Chiamasacro come è fatta. Bella! Globo ombroso! Mio Dio, sono sottilissime! Il veleno di pari l'avevamo già vista? No, madonna, però è una figata anche questo, eh. Sono tutte fiche! Sono tutte bellissime! Dai, al momento mettiamo quello che fa veleno e quello che fa... Quello che abbiamo, quello che ci evoca l'ombra, quello che fa veleno, quello che ci fa permette di fare dai doppi, però vabbè, non ci sono la mappa sempre. Non è scontato, ecco, tanto velocità d'attacco. Allora, intanto provo questo qui dell'ombra, poi dopo se trovo che non è mia tanto utile lo scambio con un altro. Ah, Dio santo, no, i zombie esplosivi. Ragazzi, se mettete uno zombie così vuol dire che è esploso. Sta per esplodere. Allora, la nube verde è il veleno che lancio. Che figo! Ecco il demone d'ombra! Ho fatto una razza a catena. Chiudiamo qui le valve, che altrimenti. Chiuditi! Spegniti, basta. Praticamente abbiamo... abbiamo come dire un demone d'ombra che non è tanto forte però. È forte ma sì, fa danno ma no. No, non va bene, prendiamo qualcun altro. Qualcos'altro. Allora, abbiamo ancora il globo ombroso, chiama sangue.
chiama sempre ci permette di recuperare salute. Voglio vedere come ha fatto. Ah sì, l'avevamo già visto, sì. No, qui l'onice non la voglio, l'onice, però è fighissima la spada onice. Lo passo pure aumenta la velocità d'attacco, giusto? Bello. Sto più o meno guardando tutte le spade. Allora, mettiamo questa qui che aumenta. Ho messo il topazio che aumenta la velocità d'attacco e la giada e i cosi velenosi. Sì, l'ombroso non è tanto utile, chiama sangue. Possiamo anche non usarlo adesso. Oh, che fico! Sì, sono veramente più di noi, nettamente più veloce. Ok, valvole, tutte le valvole sono state chiuse. Madonna, gli effetti, guarda, gli effetti della giada pura si vedono, eh. Si vedono. Perché faccio tantissimi danni. Sapete quanto un boss, quanto è utile questa cosa? Tra l'altro, fra un po' c'è un boss, non ve l'ho detto. Fra un po' c'è un boss, non avrei dovuto dirlo. Io no, non dico mai che ci sono i boss qui, però, già che c'è. Cambiamo che ci penso, cambiamo anche il veleno, qui non mi serve tanto. Sto cambiando globi su globi. Globo corto, globo chiama sangue. Io metto. No, rimettiamo il globo cerca cuore, dai, sì, rimettiamo il globo cerca cuore. Che prima ho detto. No. Oh, mi devo decidere. Globo corto, globo cerca cuore, torniamo per la fornace. Adesso stiamo. Ok, che boss. Tutto ciò che resta all'ombra. Il mio vecchio apprendista coltiva piedi al seguito patetico. Ho scelto il meglio, Mordred. Ti pentirai di non averlo fatto anche tu. Sei di nuovo orfana? Asciuga le lacrime, ragazzina, e affronta con dignità il tuo destino. Maledetto arcimago Mordred, ti ammazzo! Ti ammazzo! Completare! Perché usi completare? Sto morendo! No, aspetta. Ok, mi serve il chiamasangue, il famoso di chiamasangue. Mi serve, lo mettiamo. Adesso lo mettiamo. Ero sta indecisa ed è quello che mi serviva. Ah, mi sta ammazzando, aiuto! Aspetta. Questi qui sono attacchi potentissimi che può fare anche il mago di Marrakesh, che possiamo sbloccare quando lo abbiamo come personaggio, solo che adesso... Vita. Dov'è Mordred qui? Lo devo ammazzare. Dai! Dio santo. Sono morta. Non pensavo fosse così difficile. Pensavo che sono in modalità avventuriero, la modalità che io uso sempre. Allora, aspetta. Ah, ma c'ho quello che può aumentare la salute massima. Perché non lo metto? Mettiamo qui la eliotropia. Causare danni doppi. Colpo critico e fa danni doppi. Ok.
mettiamo qui questo, chiama sangue. Mettiamo il topazio al posto della giada, al momento i coppicchi. Ok, perfetto, dovrei essere abbastanza preparata per... Adesso quindi quanti punti vita c'ho, scusatemi. 405. Vabbè, qui saltiamo la cutscene. Salta. Salta, select. Scopo! Ma... Oh! Devo prendere... No, 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 ma sto morendo così non ci crepa, sei... Ma poi che prima ho tirato due colpi letali e non lo prendevo, non l'ho preso neanche... Adesso devo risistemare tutto quanto perché il checkpoint non... Allora, aspetta. Ok, così. Allora, mettiamo questo qui. L'eliotropia. Chiama sangue. Ok, ragazzi, sta di... è difficile, più difficile del previsto sto boss. Aspetta! Grazie per... Ah, ragazzi. Ok, ha caricato il checkpoint, dovrei essere a posto. Ah, vedi che recupero veramente mana. Ok, allora. Devo prendere tutte le volte. Sì. Non era nemmeno neanche tanto difficile, bastava darci dentro i colpi letali tutta randa. Sono io che sono scema, che smancavo i colpi. Che adesso quello che aumenta la salute massima posso anche toglierlo e mettiamo questo. Ecco. Che figo! Le lame di gelo pure. Ma perché sono rosse? Se la gialla è verde. Boh. Oh! Danni critici va bene. Ok, adesso questi mi servono per gli attacchi normali. Allora, per andare avanti c'è una cosa qui che voglio prendere. C'è un altro di quei... Oltre a forziere c'è un messaggio nascosto qui. Ecco, vedete, qui. Il giuramento di Eshkal. Sì, ogni tanto troviamo questi testi, queste informazioni nel gioco, durante il gioco, quindi li prendo. Ok, direi di leggere, sto durando moltissimo sto episodio del dungeon, però ne vale la pena tutto sto casino. Ok, allora un tanto ero mai accorto, ti faccio vedere, vabbè, l'ombra del drago che c'era il primo, il diario di guerra avevo preso nel primo dungeon, l'udienza nelle caverne maledette, la canzone del tormento nel primo piano della biblioteca, il geometria riesco, abbiamo preso qua. Oh, leggiamo. Non sono tipo da mettere i miei pensieri per iscritto, come è costume dei maghi e delle ragazze imbevute di speranze per il futuro. Io sono un guerriero, la mia penna è la spada, e la carne dei miei nemici è la pergamena che dovrei recare il marchio dei miei pensieri e delle mie ansie. Ma stavolta è diverso, il mio odio è così vivo e profondo che voglio diffondere la mia fama al di là delle frasi di creature che dovranno soffrire la mia furia. Quando ero ragazzo, un semplice orfano condotto ai campi di lavoro per guadagnarsi il pane quotidiano, i barbari attaccarono il villaggio agricolo alla periferia del regno. Avevo 10 anni quando l'orda raggiunse il campo in cui stavo lavorando. Quando cercai di fermarli usando un forcone come unica arma, i selvaggi mi disarmarono facilmente, mi risero in faccia e mi sputarono addosso. Dopo aver rubato ciò che prendevano di solito, il bestiame raccolto dell'anno, i barbari bruciarono completamente tutto ciò che era rimasto.
La famiglia per cui lavoravo fece fagotto e partì verso la città proponendomi di venire, ma ero troppo arrabbiato e mi rifiutavo di porgere l'altra guancia dopo l'affronto che avevo subito. Mi incamminai verso le colline e trovai l'accampamento dei selvaggi, ma qualcuno mi aveva preceduto. I barbari stavano venendo decimati dai migliori guerrieri che avevano. Aspettate, eh. I barbari stavano venendo decimati dai migliori guerrieri che avessi mai potuto immaginare. Erano micidiali, precisi ed eleganti. Erano i cavalieri dell'Ombra del Drago. Tanto forte era la mia sete di vendetta che desiderai far parte di quel drappello che aveva distrutto i miei nemici con tanta classe. Partii quella sera stessa per Duret e immediatamente firmai l'ingaggio come scudiero dei cavalieri. Da quel momento dedicai ogni istante a diventare degno della leggendaria potenza dell'Ombra del Drago per servire il mio regno. A 14 anni ero già un prodigio e divenni uno dei più giovani ad aver ricevuto il potere dell'Ombra del Drago. Per 6 anni servì fedelmente il mio ordine e il mio re e. Per 6 anni servì fedelmente il mio ordine e il mio re, ma quando giunse il momento della mia vera prova non riuscì a superarla. Non avevo mai sentito il comandante Torgan, il capo del mio battaglione, come un compagno. Avevo sempre nutrito dei sospetti nei miei confronti, e quando lo eclissai uccidendo il comandante dei barbari sotto la sua stessa spada, lui ricorse a un rimedio estremo. Venni condotto di fronte al consiglio interno e fui allontanato dall'ombra del drago. I miei poteri mi vennero tolti e il mio onore rimase macchiato per sempre. Anche se Sua Maestà aveva chiesto che restassi in servizio, un onore che non avrei mai potuto rifiutare, non posso dimenticare il suo territorio, né così giuro quanto segue. Prima che il sole tramonti su questa epoca, prima che la grandezza dei miei re raggiunga tutti i quattro angoli del globo, Torran cadrà sotto la mia spada. Comandante reale, esca. Esca, ragazzi! Sarebbe il bestione rosso con le corna che abbiamo visto appunto inizio già a uccidere Torgan e quello che ha riferito sempre a Talaskar che la cattedrale era stata distrutta sempre nella cutscene. Oh! Tra l'altro quella cutscene dopo non avevo menzionato una cosa. Se avete visto lo scorso episodio avete presente la donna che c'era nella cutscene, quella era la famosa sacerdotessa della prima dimensione, si vedeva che era strana. Ma a parte questo, nient'altro da dire, a parte che checkpoint! Questa volta salvo, non mi fido solo su. Fammi salvare, grazie mille. Allora, stiamo finendo il dungeon. Quando c'è un boss si sta sempre per finire il dungeon, solo che non è un pezzo molto bello. No, non è vero, siamo a metà dungeon, sono sbagliata. Vola, 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 vola lo zombie. Madonna, faccio esplodere tutti così vediamo chi risuscita dopo. Siamo sui livello 27. Ah, prima mi avevo aumentato tipo di. Adesso la salute, guardate, era 352, prima era 400. Quindi mi aumenta di 50 quella atropia che avevo prima. Ah, ho capito. Allora, qui adesso. Arrivano i mostri! Cioè i zombie, come al solito, ormai sto video è solamente per i zombie. Galleria dei morti, fuggi dalla terra dei zombie perché ti sopraffaggano! E io non mi faccio sopraffare tanto da zombie! Sono stupidi! Sono stupidi, posso sorreggerli molto facilmente, più o meno. Passo un colpo letale e vedi che ammazzo tutti. Ti ammazzo! Vi ammazzo! Ok, la batteria la famosa batteria del tablet. Ha 73% in questo momento, quindi. Dato che oggi ho intenzione di registrare altri. Anche le altre sale ho intenzione di registrare, quindi ci diamo dentro a bomba. Oggi ho uno dei cugini che ci do dentro a bomba, siccome sono cominciate le vacanze estive. Ci do dentro a bomba con registrare i video.
Scusate un secondo, ma tutta quell'oggia lì di zombie, ma posso tutta quella bete farla fuori io? E poi sotto che la mette fa fuori tutti quanti voi. Mi sembra di aver dato un guardia a freccia, diamo un'occhiata. Siamo usciti e ritrovati che la stanza, oddio. Questo volevo, questo volevo. Questo lo tengo. Non me lo sono trovato tanto male in questo corridoio dei morti. Come si chiama? Galleria dei morti, sì, scusate. Anche perché mi sa che ci saranno più morti avanti adesso. Allora, Dio santo, oggi questi negromanti infuocati si buggano sempre e vanno sempre a girare. Madonna. Guarda, non mi ha fatto neanche tanto male, dai. Cioè faccio più male ai corrotti che agli zombie. I zombie hanno più vita dei corrotti. Ok, checkpoint salvato. Ma camminano, semplicemente loro camminano e non li riesco a prendere. Oddio, il lago di lava, questo me lo ricordavo. Questo me lo ricordavo. Adesso dobbiamo, dov'è che devo andare adesso? Ah sì, devo salire sulle piattaforme. Cosa che io nella vita non sono mai riuscito a fare tanto bene. Oh, le. Soprattutto con le zombie che riescono a colpirmi anche se sono alta 5, dal 5 metri di altezza. Quindi prendiamo un po' di vita. Ok, qui non c'è una leva qui da tirare. No, perché a un certo punto c'è una leva da tirare, così prendiamo il... adesso devo aspettare che qui si sincronizzi nel macello. Le! È un mega video questo, comunque 38 minuti. Io che sono fissata di voler caricare un video intero per un video per coso per oddio. Io che sono fissata qui nel gioco che caricare un video a un video a dungeon, questo qui sarà un mega video. E ricordo, quando esco il mega video, un video al giorno. Va bene, sì, due video al giorno, però quando sono mega video c'è un forziella, tra l'altro voglio prenderlo, solamente che Dio santo, ora che si sincronizzano. Qui si devono sincronizzare anche altre piattaforme, ragazzi. Ecco la pecca di sto pezzo, è che si devono sincronizzare anche le piattaforme. Niente, mi brucia comunque. Voi. Ok, volevo andare di qua perché c'era il forziere. Stivali del camminatore nella lava. La benedizione del permetto del suo ti permette di proiettare fuoco in combattimento. Sì, però non ho altra roba granitica e quindi non posso. Non posso mettere al posto del granitico. Qua scende pure. Mio Dio.
Ok, adesso c'è il pezzo più solitico di tutto il livello. Il muro di vapore! Cos'è il muro di vapore? È un muro di vapore, adesso ve lo farò vedere. È tipo il masso che c'era nelle caverne di cristallo solo che quello là era più bello. Cioè, tra parentesi. Perché questo dovremmo correre sempre. E fa fuori i necromanti che ci... che ci permettono di spegnere cose. Questi negromanti, se li facciamo fuori, disattivano i cosi. Ragazzi, c'ho l'ansia. Vabbè, chi se ne frega, questo non lo faccio fuori. Sono riuscito a passare comunque. Sì! Siamo nella fornace!